Footbox. 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 Quest'anno il premio di Venanza comincia con l'omaggio a Marco Pannella. Marco Pannella è il nostro più grande politico che abbiamo avuto, ma soprattutto un grande umanista, perché si è battuto sempre per gli ultimi. E il premio di Venanza, quindi, come tutte le associazioni culturali, penso che prima di tutto devono essere delle associazioni che guardano oltre l'attualità, diciamo, il momento, e devono lavorare a far sì che l'integrazione e la solidarietà sia il faro di tutte le nostre attività. Il premio quest'anno, abbiamo anticipato questo prologo, diciamo, con il concerto di Sandino Spinelli qui nel Teatro Romano. Il Teatro Romano, che è la memoria sedimentata della nostra città, ha la sua importanza come reperto storico, ma soprattutto è la memoria storica della nostra città. E noi ci batteremo fino all'ultimo, sono 22 anni che ci stiamo battendo per il recupero integrale, perché chiediamo l'abbattimento di queste due caseggiate incongrue che insistono su questo teatro e non lo fa fruire per quello che potrebbe fare. Il cuore pulsante non solo è il volano della nostra economia, ma soprattutto per la risonanza culturale che potrebbe avere per tutta la nazione. Dobbiamo ringraziare il Teramo Nostra, l'associazione, che chiaramente si impegna tantissimo in tutti i fronti e che rappresenta anche una realtà importante per tutti gli eventi culturali della nostra città. Questo sarà anche l'inizio di una serie di eventi che saranno che caratterizzeranno appunto settembre e ottobre, e che presto, ecco, potranno un po' movimentare le serate dei teramani. Siamo all'inizio all'apertura del premio di fotografia del cinema Gianni Di Venanzo, che si fa da 22 anni, e lo facciamo in un sito particolare che è il Teatro Romano, con un concerto del musicista Sandino Spinelli. È importante per noi questo sito, soprattutto perché noi ci stiamo battendo da tanto per liberarlo dalle due case incongrue, il Teatro Romano, e poi anche perché in questo sito, due anni fa, l'onorevole Marco Pannella, insieme all'orchestra di Sandino Spinelli, fu presente e parlò entusiasticamente non solo dell'integrazione, Sandino Spinelli sappiamo chi è, ma anche e soprattutto del recupero del Teatro Romano. Noi riteniamo importante questo sito, che è caro ai teramani, non altrettanto invece caro a chi gestisce la cosa pubblica e la tiene ancora in una situazione di degrado, e soprattutto con incongrue case che si trovano addossate alla cavea. Oh,
qualche anno fa, quando ci recavamo a Cinecittà con il presidente e con il direttore artistico di Teramo Nostra, ricordo che eravamo da che parte di lunghezza prima di arrivare nella città di Roma, e sentito parlare all'interno della macchina Piero Carini con il direttore artistico della questione di integrazione delle minoranze etniche fra i quali i Rom, in relazione ai quali era molto di attualità all'epoca la questione degli sgomberi, le grandi battaglie di Marco Pannella, fui a suggerire questa figura di Santino Spinelli come esponente di una cultura, che Santino Spinelli non è semplicemente un musicista rom, ma è anche un soggetto che testimonia quello che è la cultura rom, di come si è sviluppata nell'arco dei secoli. La sua idea è quella di proporre linee melodiche, armonie e modulazioni che appartengono alla grande tradizione rom, che vengono sviluppate ed arrangiate per una band che è la sua, dove spiccano i virtuosismi della sua fisarmonica, accanto direi all'equilibrata bravura del figlio, il violino, che poi si cimenta anche in altri strumenti. L'idea è quella che proporre della musica popolare è comunque qualcosa che noi di Teramo Nostra riteniamo interessante, importante, anche se da tanti musicisti, soprattutto quelli, non tutti, alcuni vicini alla cultura jazz, la musica popolare viene ritenuta come una forma di comunicazione un po' troppo facile, sempliciotta, di uno spessore limitato da un punto di vista artistico. La nostra idea è che comunque ci sono delle idee immutabili del tempo, come quelle semplici sono contenute nel Vangelo, come l'idea che 2 più 2 fa 4, come la contabilità doppia. Ci sono delle idee che sono sempre le stesse nel corso del tempo. Allo stesso modo, le semplici linee armoniche, melodiche e ritmiche della musica popolare sono più o meno le stesse migliaia di anni fa, centinaia di anni fa, decine di anni fa, e lo sono ancora oggi. E quindi anche oggi vi è la possibilità di potersi emozionare con le seducenti ed orientalizzanti linee melodiche, armonie e ritmiche di Santino Spinelli. Sicuramente la musica rom è certamente popolare, ma è anche arte. Sì. Arte perché c'è una perizia tecnica, una perizia musicale, ritmica, non indifferenti, perché trattasi di ritmi complessi, molto sofisticati, che derivano proprio direttamente dalla tradizione orientale e indiana in maniera particolare. Le scale sono di importazione orientale, e quindi, ma anche tecnicamente non sono semplici, quindi sì, diciamo popolari come melodie, come fatto che coinvolge le persone, ma non è musica, come dire, banale. Banale, è arte a tutti gli effetti. E quello che noi proponiamo questa sera è proprio un percorso all'interno dell'arte rom, dalle origini, dall'India del Nord, con un ghazal indo-pakistano, per arrivare al flamenco spagnolo, attraverso anche il jazz manouche e attraverso la musica rom balcanica. Quindi è una proposta musicale all'interno di una tradizione importante che ha favorito la conoscenza e che ha favorito anche il contributo all'arte europea. Se pensiamo che nel periodo romantico, quando si affermano i concetti di folklore locale, radici culturali, il concetto di libertà, ecco che i grandi compositori europei hanno attinto da questa musica a piene mani. Parliamo di Liszt, Brahms, Schubert, più tardi Ravel, Debussy, Mussorgsky, Tchaikovsky, Dvorak, Béla Bartók, fino ad arrivare ad oggi, Goran Bregovic. Quindi una lista infinita di musicisti che hanno attinto a piene mani. Questa sera, senza interpolazione e senza intermediazione, noi offriremo direttamente l'arte romani, soprattutto quella dei Rom italiani, che sono qui presenti da oltre 6 secoli e che per assurdo sono quelli più sconosciuti, perché tutti pensano che i Rom siano gli stranieri, quelli che vengono da fuori. In realtà i Rom sono autoctoni ormai dalla fine del 1300, soprattutto nel nostro Abruzzo, dove proprio si riscontra a penne il primo documento nel 1300 della presenza di questi fabbri Rom che già vivevano negli Abruzzi. Il premio si svolgerà soprattutto, questa è la prima iniziativa, partiremo dal 1 ottobre fino al 31 ottobre con tante attività. La serata principale si svolgerà il 14
al Cineteatro Comunale con i premiati degli Esposimetri d'Oro e tanti ospiti. Infobox.